eccomi qua da trentenne. Sì, da trentenne, perché io martedì ho compiuto gli anni, ho compiuto 30 anni e praticamente adesso sono una trentenne. Ebbene sì, ho fatto festa grande e con tutti amici e parenti. E devo dire che è andata abbastanza bene, mi sono divertita e non è stata la solita festa che ho fatto gli altri anni, perché gli altri anni ovviamente festeggiavo, diciamo, proprio con persone strette strette, sarebbe i miei suoceri e i miei genitori. Quest'anno mi sono allargata un po' e ho invitato amici e parenti, anche perché sono i 30 anni, ho voluto festeggiare un po', diciamo, alla grande. E appunto per questo ho voluto registrare anche oggi un video, visto che ho un po' di tempo libero. Perdonate, oggi la location, sono in camera da letto perché praticamente qui c'è il ventilatore che si sta morendo dal caldo. Non si può stare completamente, fa caldissimo, caldo caldo, non mi pare sentite la parola, comunque fa caldissimo, e allora mi sono messa qui in camera da letto con il ventilatore praticamente puntato. Vabbè, non ci fate caso. Comunque in questo video vi mostrerò i regali che ho ricevuto per il mio compleanno. È da tantissimo tempo che non lo faccio, forse l'anno scorso nemmeno l'ho fatto, non mi ricordo. Comunque gli altri anni l'ho fatto, però dell'anno scorso non mi ricordo se l'ho fatto. Comunque quest'anno ho pensato appunto di rifarlo, anziché di fare i soliti vlog che magari un po' vi annoiano, eccetera eccetera. Ma comunque vi mostrerò i regali che ho ricevuto quest'anno, che devo dire ne ho ricevuti molti e anche molto belli e utili, e devo dire che a me mi piacciono tantissimo. Allora, iniziamo subito col farvi vedere il primo regalo. Allora, per prima cosa vi faccio vedere questa pochette che ho ricevuto da mia nonna. Ho ricevuto questa pochette nera con dei brillantini, con la cerniera, diciamo, beige. Ho ricevuto questa pochette con all'interno questo profumo Cipria, che io uso tantissimo, perché io praticamente come profumo utilizzo solo questo. Mi trovo veramente veramente bene, perché somiglia proprio al profumo Hypnotic, perciò devo dire che questo profumo mi piace un sacco. E niente, invece mia nonna, sapendo che appunto mi piace, mi ha costato questo profumo, anche perché uno me l'ha regalato mia madre, già c'ho mezza bottiglia, perciò fortunatamente mia nonna mi ha regalato un altro, così bene o male quando mi termina già ce n'ho uno di scorta. E poi c'è, ripeto, questa pochette con all'interno questi disegni, questi fiorellini. Devo dire molto molto carina, capiente, e devo dire che mi piace, perché le pochette non sono mai abbastanza, devo dire. Poi ho ricevuto da mia cognata, ho ricevuto questo profumo qui che si chiama Pink Follies. Vi faccio vedere all'interno, comunque è una bottiglia molto molto bella, guardate, questo sarebbe un tappo, ma non c'è nemmeno bisogno praticamente di toglierlo, perché si può spruzzare lo stesso. Con questo tipo fluffù, lo chiamo così, molto 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 bellina la bottiglia, anche l'odore devo dire che è molto carino. E niente, questo qua mi ha regalato questo profumo e un paio di orecchini che non mi ricordo dove li ho messi. Aspettate un attimo, li ricerco, perché li avevo, eccoli, che stamattina li avevo indossati, perché sono uscita, sono andata a sbrigarmi una cosa, e praticamente sarà che non li ho allacciati bene, comunque li avevo praticamente persi. Li erano caduti in macchina, ma fortunatamente mi sono caduti in macchina e l'ho ritrovati. Ma comunque, e mi ha regalato anche questi orecchini che sono un blu scuro, questi qua, tutto con queste, diciamo, paillette, ecco, chiamiamoli così, paillette, brillantini. Comunque questi orecchini, sempre mia cognata che mi ha regalato il profumo, insieme al profumo ho trovato anche questi orecchini. Poi ho ricevuto da mia zia questa borsa mare, devo dire molto molto carina, con tutti questi fiori disegnati in giallo e blu,
è rosa con multicolor, e devo dire molto molto carina, anche bella grande. Devo dire che è stato un regalo utile, perché quest'anno sì, ancora non sono andata a mare o in piscina, perché io di solito vado in piscina, manco a mare. E questo fatto di un po' del coronavirus che c'è stato un po' mi spavento sinceramente, perciò ancora sto pensando se andarci o meno per quest'anno, però comunque sia, meno male che l'ho ricevuta, così almeno, perché tanto la dovevo appunto acquistare se avevo intenzione di andare a mare, così meno male, se mi decido una volta per tutte di andarci, meno male già la borsa mare ce l'ho. Devo dire che è bella capiente, bella grande, vi faccio vedere anche l'interno, perché all'interno, aspettate prima che la rompo, perché all'interno c'è anche questa mini pochette piccolina, non so, per mettere il cellulare, le monete, non so che cosa, e così all'interno è semplice, con delle taschine. Devo dire molto molto carina, mi piace. Ok, poi questo ve l'ho fatto vedere, ah sì, poi ho ricevuto quest'altra pochette di Bella Oggi, che me l'ha regalata mia cugina, con all'interno un set che sarebbe questo lucida labbra gloss volumizzante con acido ialuronico, praticamente quello che ho adesso messo, indossato adesso praticamente, ed è così trasparente come vedete, molto molto carino. Devo dire, non è nemmeno appiccicoso come lucida labbra, devo dire che, perché di solito sono appiccicosi, fanno anche un po' puzza, invece devo dire che questo puzza non mi fa e non è neanche appiccicoso, veramente mi trovo veramente veramente bene. È sempre ovviamente di Bella Oggi Make Up, Bella Oggi Italia. Poi ho trovato anche, sempre all'interno, ho trovato anche questa palette di ombretti, devo dire bellissima, anche i colori sono molto molto belli, devo dire sono colori diciamo che utilizzo molto molto spesso, anche perché penso che si nota, però ancora la devo provare, perché questa per esempio è la palette dell'Avon, che utilizzo spessissimo, praticamente tutte le volte che mi trucco, anche se d'estate mi trucco poco e niente, perché ho questo fatto che fa caldo sinceramente, il fondotinta lo sento un po' pesante, poi mi cola, sento che sudo, faccio, non mi sembra nemmeno il caso. Stamattina, perché mi andava appunto di truccarmi, non so perché, ma mi sono svegliata con la voglia di un po' di truccarmi, perché di solito non mi trucco, sono sincera. E niente, perciò proverò anche questo qua, se volete posso fare anche un make up, un video make up dove lo proviamo insieme tutti questi set, questo set che mi ha regalato mia cugina, giusto per provarlo, perché è la prima volta che utilizzo questi trucchi di Bella Oggi Italia. Devo dire che sono i colori molto molto belli, brillantinosi, mi piace un sacco, perché sono proprio con i brillantini, cioè sono tre ombretti opachi e due con brillantini, molto 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 belline, e mi piace. Questa è la palette degli ombretti. Poi sempre all'interno la pochette ho trovato questo smalto gel effect keratin Bella Oggi, questo smalto per unghie, il colore è un po' scuro e sinceramente non mi sembra un colore da indossare ovviamente d'estate, però devo dire che questo inverno lo proverò e vedremo un po' come starà nelle mie mani. Poi ho trovato per ultimo questo eyeliner di Bella Oggi Italia Alta Precisione, che ancora devo aprire sinceramente, perché io adesso sì, ce l'ho l'eyeliner, ma sto utilizzando quello di Mu Makeup, di quello di Mu Makeup, che devo dire che mi sto trovando bene, perché quella gel con il pennellino, devo dire che mi sto trovando veramente bene, anche se non sono bravissima a indossare l'eyeliner, ovviamente non è che sono molto pratica, anche io sbaglio e vabbè. Ah, ecco, questo è la punta dell'eyeliner, molto molto fine, sottile. Proverò anche questo,
ovviamente. Se vuole, e questo mi pare che è stato l'ultimo, sì, non c'è più niente, perché poi all'interno la pochette è azzurrina e fuori nera, con questo laccetto, diciamo, azzurro. Se volete, ovviamente posso fare un video a parte, se vi va, che se non me lo scrivete qua sotto nei commenti, se vi va posso fare un video a parte dove provo questi tre prodotti, dove posso fare un make up con questi tre prodotti. Ovviamente vabbè, l'uscita labbra l'avete vista anche adesso, questo sarebbe quello che dovrebbe, diciamo, gonfiare, diciamo, le labbra un pochettino, farle un po' più grossine, però io questa differenza non la vedo sinceramente. Di solito so anche che bruciano quando lo indossi, però io questa differenza non la vedo, è come se sto indossando un gloss normale, solo che non puzza e non è appiccicoso, ecco, perché di solito ci sono gloss che sono molto molto appiccicosi. E questo ve l'ho fatto vedere, lo mettiamo qui di lato, da parte. Ecco, sono sempre qui perché c'è l'aria, il ventilatore, perché fuori si sta morendo da caldo, non se ne può più. Sti capelli stanno facendo schifo, sinceramente dovrei farmi la piastra, ma sono sincera, non ho avuto voglia perché il caldo si sta morendo e non ce la faccio stare lì. Già asciugarli soffro un sacco, perché sono, diciamo, abbastanza lunghi, sono allungati i capelli, e già per asciugarli soffro abbastanza il caldo e è un po' un casino, ecco. Poi ho ricevuto da una mia zia questa collanina, che sarebbe il mio nome, Vanessa, molto 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 carina, guardate, molto 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 carina, che ancora non ho indossato, ma non mancheranno occasioni per indossarla. E poi ho ricevuto, ah sì, ho ricevuto queste scarpe. Queste scarpe le ho ricevute da una mia cugina, che adesso vi faccio vedere, ne esco solo una, che ancora oltretutto non ho neanche utilizzato, infatti si vede che ancora è confezionata, praticamente, eccola qua, questa zeppa qui ho ricevuto, devo dire molto molto carina, ancora la devo utilizzare, cioè non vi so dire se è comoda o meno, perché io ho comprato, no, mio marito mi ha regalato praticamente, due settimane fa, sì, mi ha regalato un tre paia di zeppe, praticamente già ne ho provate due e tutte e due sono un po' scomodine, che poi se volete vi farò un video a parte e ve li mostrerò se volete, se no altrimenti fa niente. Devo dire che sono un po' scomodi, che uno di questi l'ho utilizzato per il mio compleanno, il giorno del mio compleanno, devo dire che è stata una tragedia, perché di una scomodità stare tutta la serata con quei tacchi, cioè con quelle zeppe altine, perché sono altine, e a dire, cioè, e pensare che io li utilizzavo fino all'anno scorso, li utilizzavo così belli alti, però quest'anno proprio non ci riesco, e devo dire che forse perché mi sono presa l'abitudine di camminare con le scarpe basse, comode, e non utilizzare più quel tacco, diciamo, quelle zeppe grosse. Devo dire che questi adesso li proverò e vi saprò dire se sono comodi o meno, se vi capita qualcuno di vederli in giro e volete un consiglio se sono comodi o meno, perché io vado sempre alla ricerca delle scarpe comode, e ogni volta che io vedo zeppe cose sono anche un po' indecisa, perché e se sono scomode rovino i soldi e poi li metto nell'armadio e non li utilizzo più, infatti quelle mi sa che faranno quella fine devo dire, perché sono veramente scomode, tranne che vado in un posto dove sto tutto il tempo seduta e non faccio molta strada, e allora potrei dire che li potrei anche utilizzare. Però se sono per andare a fare passeggiate, per esempio, fare molta strada, li sconsiglio assolutamente, perché sono un po' scomodi. Questo ve l'ho fatto vedere. Ah, poi ho ricevuto sempre da mia cugina questo completo da Piazza Italia, e ho ricevuto questa magliettina, questa qui bianca con questo disegno qui che sarebbe, non lo so, Barcellona, ecco, c'è scritto,
Barcellona. Questo qui che devo dire che è molto molto bella e comoda, devo dire che l'ho provata per vedere se mi stava e praticamente devo dire che è veramente comoda, non mi segna, non mi fa perché sono una ponchia, lo sappiamo, e devo dire che è veramente comodissima, mi sono trovata veramente bene, anche leggera, bene bene bene. Ora, l'ho provata qui in casa, bisogna valutarla a sole quando esco fuori perché sono magliette, ragazze, che io ho, ad esempio queste che ho indossato adesso, che oltre che ovviamente le cose nere attira il sole, però madonna mia, è impressionante, non si può indossare, forse il tipo di tessuto, ma proprio sudo tantissimo tantissimo tanto veramente. Poi ho ricevuto, infatti ancora c'è l'etichetta, questi pantaloncini qua jeans con questi tipo French, li chiamo così, io French, li chiamo French, così, devo dire, questi qua, semplici, con questo tipo, con un po' di strappo qua nella tasca, e dietro si presentano così, devo dire, molto molto semplici, che ancora non ho indossato ovviamente. Poi cosa ho ricevuto? Ah sì, poi il regalo, così la togliamo. Ho ricevuto questo zainetto, questa borsa zainetto che devo dire molto molto bella, che ovviamente l'ho utilizzata da subito, perché mi trovo veramente comodo, oltretutto perché ha zainetto e poi c'ha 1, 2, 3 tasche, devo dire che le tasche in una borsa non sono mai abbastanza. E niente. Questa diciamo è la prima taschina, diciamo, perché poi c'è un'altra qui, aspetta che l'apro se riesco, perché ancora è nuova. Ah, praticamente questa è una finta sacchetta, perciò tasca, una finta tasca, e perciò niente, alla fine sono due scompartimenti, e l'interno ovviamente è vuoto, perché io qua ci metto la mascherina. A proposito, dove ho messo la mascherina? Io comunque qui all'interno ci poso, ci metto la mascherina, le chiavi della macchina, il cellulare oppure le chiavi di casa, ma le chiavi di casa più che altro le tengo nel cassettino della macchina perché così mi trovo più facilmente quando devo parcheggiare la macchina all'interno qui nel giardino e ce l'ho a portata di mano e non devo stare lì a cercare perché avevo una borsa enorme prima che mi regalavano questa. Che praticamente le chiavi le perdevo sempre, 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 cioè all'interno stavo minuto in minuto a cercare le chiavi perché uscire tutte cose dalla borsa per poi trovare le chiavi, era un casino ogni volta e le macchine che dietro mi suonano ovviamente perché devono passare, perché io blocco una strada ovviamente, così. E poi ecco, però io ho aspettato un attimo, ah ecco. La mascherina è sempre con me, ovviamente, ne ho due in macchina, più una le tengo qua in borsa perché capita che può succedere che io me la dimentichi, una o cose varie, oppure può succedere. E poi all'interno ovviamente è così che ora vi faccio vedere, ma c'è praticamente tutto il mio schifo che tengo nella borsa, bottiglietta d'acqua, cose per gli occhiali, fazzolettini, custodio degli occhiali. Il coso che ovviamente da quanto praticamente c'è stata la pandemia, questo non manca mai nella mia borsa, ne ho acquistato anche un altro un po' più grande, appena terminerà questo farò cambio con quello un po' più grande che ho acquistato. Mascherine e igienizzante nella mia borsa non manca mai. Comunque devo dire che è molto molto carina, mi piace anche il tipo di colore, il tipo di borsa. Dietro è così semplice ovviamente, ora un po' pesicchia perché c'è un macello praticamente là dentro, tutte le mie porcherie che praticamente mi porto, tutte le mie porcherie che mi porto. Allora, e questo è stato uno dei altri regali. Oh, sta durando un sacco questo video. Perdonate, spero che non vi annoiate, spero tantissimo, ma ho detto faccio anche questo video un po' diverso dai soliti vlog, perché magari forse i vlog vi annoiano un po' di più, perché anche non è che io faccia chissà cosa, però ho voluto fare questo video. Allora, qua c'è un altro regalo.
che ho ricevuto da mia suocera, che sarebbe questa scatola qui di latta, la chiamo così, che è di Express, si è mai di una marca che adesso, comunque adesso la apro e vi faccio vedere. Praticamente all'interno c'è questo qui, sarebbe questa crema corpo profumata che io la sto utilizzando veramente da quanto me l'hanno regalata, praticamente la sto utilizzando tanto perché fa un odore buonissimo, che è della crema profumata corpo che è Olimpia, Olimpia di Paco Rabanne. È veramente veramente buonissimo l'odore, veramente veramente buono, e devo dire che già sta terminando. Peccato che voi non lo potete sentire, però credo chi lo utilizza saprà l'odore. Comunque veramente veramente bella, buonissimo l'odore, veramente buono buono buono. E ho trovato questa crema corpo e più, se riesco ad uscirlo, opla, ce l'ho fatta, sempre il profumo Olimpia della Rocco Baran, Paco Rabanne, Rabanne. Comunque sia, questo profumo, che devo dire, anche questo ovviamente ha lo stesso odore della crema, è veramente veramente bella anche la bottiglia, mi piace, e devo dire che anche questo lo utilizzerò, casomai farò un po' cipria, un po' questo, un po' cipria, un po' questo. E niente, questa è la scatola che si presenta così, praticamente di latta, ed è veramente molto molto carina. E questo poi cosa ho ricevuto? Ah sì, da un'altra mia cugina, perché mi sembra che vi ho fatto vedere, no, ancora manca vedere altri regali, che uno l'ho dovuto ritornare a mia cugina perché praticamente avevano sbagliato misura, perciò io l'ho ritornata a lei così me lo cambiava. E poi ho ricevuto anche questo qui della Broseway Chakra, Broseway, penso si chiama, si pronuncia così, Chakra, comunque sempre mia cugina, che mi hanno, mio cugino praticamente, che mi hanno regalato questo bracciale, che devo dire molto 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 bello, mi piace un sacco questo bracciale con la mia iniziale, con tutti i brillantini tutti attorno, veramente bellissimo. Io adoro i gioielli, li adoro veramente tantissimo. Nella scatola c'è scritto un segno di te, comunque non so se si riesce a leggere, comunque c'è scritto un segno di te. Devo dire che anche la scatola è molto molto carina, il bracciale ovviamente è bellissimo. Aspetta che lo esco così vi faccio vedere com'è realmente. Devo dire che è veramente veramente bellissimo, mi piace un sacco, lo adoro, veramente stupendo. E all'interno della scatolina c'è anche ovviamente il panno per pulire il bracciale. Adesso lo rimetto a posto prima che si vede, perché io esco pazza per i gioielli, io i gioielli li amo da morire. Io, è bello che io praticamente fino a qualche anno fa io ero pienissima pienissima nelle braccia, non è che ne tenevo solo uno, come sempre adesso tengo solo, diciamo, il Pandora, che poi vorrei mettere anche questo, però ho paura che si rompa perché è molto più delicato. Comunque io mettevo il Pandora, cioè adesso utilizzo, diciamo, spesso il Pandora, però io prima, molto tempo, fino a qualche anno fa, ero strapiena perché mi piacevano un sacco i bracciali, proprio quelli che fanno, che sono un po' rumorosi, cose, mi piacciono un sacco, come avevo tutti gli anelli in tutte le dita, cioè io per i gioielli esco pazza, sono innamorata pazza per i gioielli, veramente innamoratissima pazza. E mi piacciono un sacco, e se fosse per me io comprerei sempre gioielli, sempre sempre di continuo, perché mi piacciono anche come mi stanno, mi
piacciono un sacco. Comunque questo è un regalo apprezzatissimo e bellissimo, perché loro lo sanno che a me mi piacciono i gioielli e praticamente mi hanno anche accontentato. Poi, anzi, mio marito mi ha regalato, che ovviamente io già li sto utilizzando, mi ha regalato queste scarpe della Fila, devo dire molto molto belli, sono bellissime, perché non solo, sono anche intercambiabili, cioè questi qua li puoi staccare perché sono con lo strappo, li stacchi e cambi colore. Ad esempio oggi li posso mettere rosa, bianchi, li posso cambiare, e devo dire che è una cosa molto molto carina. Posso cambiare sia questi qua di lato, aspettate che li metto bene, ecco qua, posso cambiare anche questo qua davanti, si toglie, lo puoi mettere, lo togli, lo puoi mettere. Aspettate che adesso lo rimetto. E la stessa cosa anche dietro, ecco lo strappo, lo puoi togliere, scritto lo lasci tipo così, oppure mettere con lo stampo, che adesso lo rimettiamo. E ovviamente all'interno della scatola c'è anche il cambio dei lacci, ovviamente li puoi, e io ce l'ho con il rosa, anzi l'ho, questi qua che sono in dotazione già con la scarpa, più altri lacci color rosa. E questa scarpa è comodissima, bellissima, mi piace un sacco, è veramente bellissima, 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 bellissima. Il marito ci ha azzeccato con il regalo, ci ha azzeccato, anche perché gli ho fatto una testa tanta per il regalo, per queste scarpe. Poi cosa manca di farvi vedere? Ah sì, un altro regalo che io già ovviamente ho indossato immediatamente quella sera stessa appena l'ho ricevuto, questo anello che è sempre della Pandora, che me l'ha regalato mia sorella e mia nipote e mio cognato ovviamente, questo qua che è veramente bellissimo, lo adoro, che sono delle margherite, che adesso mi avvicino, sono delle margherite con gli strass centrali, che adesso non si riesce a vedere forse che non mette a fuoco, comunque sono delle margherite con gli strass centrali, ovviamente della Pandora, che la scatola sarà lì insieme alle altre scatole della Pandora. Devo dire che è veramente bellissimo, perché mi piace anche come mi sta, molto fine, elegante, e devo dire bellissimo, lo adoro. E io sapete, le cose della Pandora li adoro. Poi mio marito, oltre alle scarpe, ah no, perché c'è anche, ho ricevuto tre ciondoli, praticamente due da mio marito che l'ho trovato insieme alle scarpe praticamente, e poi uno me l'ha regalato mia zia. E praticamente, che adesso vi faccio vedere, è mio marito mi ha regalato, che adesso io non riesco a farvi vedere bene perché forse non mette a fuoco, comunque mi ha regalato questo cuore qui con un fiocco, non so se si riesce a vedere, comunque con un fiocco dorato. Devo dire che è molto 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 bello questo ciondolo, sto charm è veramente bellissimo, mi piace un sacco. Poi mi ha regalato sempre questo charm qui con tutti questi cuori perforati, non so se si riesce a vedere, non so se fa lo zoom, comunque è molto molto bella anche questo, che me l'ho proprio, l'ho trovati insieme, ma non credo che fanno coppia, l'avrà presi mio marito, li avrà scelti. E poi ho ricevuto questo gufo con la gufetta, cioè piccolino, la madre e il bambino, molto molto piccolo, che sarebbe un buona fortuna, perché poi casomai quanto succederà ve lo dirò. Comunque ha un motivo, perché mia zia me l'ha regalato questo coso ovviamente, e che poi magari vi racconterò quanto la cosa un po', diciamo, vi racconterò poi più avanti. Comunque questi sono i regali che ho ricevuto quest'anno per il mio compleanno. Devo dire che ne ho ricevuti veramente molti, molti belli, mi piacciono tutti quanti ovviamente. L'altro non posso farvelo vedere, l'ultimo regalo, perché l'ho dato a mia cugina, perché praticamente ha sbagliato misura e lei è andata pronto per cambiarlo, però ancora non me lo ha portato, perciò non posso farvelo vedere. Comunque erano un paio di scarpe, che comunque poi
casomai in qualche vlog, se non mi dimentico, vi farò vedere. Questo è tutto, questi sono tutti i regali bellissimi che ho ricevuto quest'anno. Devo dire che sono molto molto soddisfatta, molto contenta, mi piacciono un sacco. E niente, io spero di avervi tenuto compagnia, perché adesso vi saluto, perché vedo che il video è bello, abbastanza bello lungo e non vi voglio trattenere più di tanto. Niente, io vi mando un grosso bacio e alla prossima. Ciao!